Amici di TV Vialar, buonasera a tutti e bentrovati dal centrale delle miglia di Vialar, dove sta per andare in scena un prestigiosissimo match di doppio. Questa sera si contenderanno il trofeo domenicale. Fabio, maestro Fabio Miringolo, recente vincitore del torneo del Foro Italico, tant'è che si chiamerà, ha cambiato nome, si chiama Fabio Miringolo Italico, e con un ragazzo molto bravo che non sappiamo come si chiama. Bravo, Bravo, bel nome. si chiama Bravo. Intanto io sono qui in cabina di commento con Peppone Italiano Salve a tutti. che sta ordinando la pizza su Just Eat, no, al telefono. E anche una margherita per me, grazie. E con Fabio Bianchi, che è appena reduce dalla terrazza Bianchi, dove sta vedendo sul campo 5 che match c'è? No, Macchioni su 5, ti ho su detto. 5 non so. Ah, non lo sai, tu guardavi il 4. Il Sul 4 4. c'è il match che vede opporsi l'eleganza al pragmatismo, cioè Macchioni d'Andrea. Ancora in fase di palleggio. Sono ancora in fase di palleggio, mentre invece sul campo 2 c'è Gambacciani contro Aiello, altro match di prestigio, ma insomma niente a che vedere con questo doppio meraviglioso. Dall'altra parte della rete abbiamo Abramo Lincoln Pompili, che quest'oggi è orfano del suo storico compagno di doppio Marione, e lo ha sostituito con Super Pippa Kelvin, che speriamo che possa non fare avere nostalgia del Marione nazionale. Fabio, tu che sei un grandissimo intenditore di doppi a livello ATP, come vedi questo match? Raccontaci un po' qualcosa. Un Grande match. grande Grande match, chi match. vedi favorito? Beh, il presidente. Presidente, perché gioca in casa, e Esatto, poi sul dall'altra parte, centrale. sul centrale, dall'altra parte c'è Kelvin. Insomma, ci fosse stato Marione, probabilmente Esatto. il match sarebbe stato un pochino più. Tutta un'altra pasta poi. Tutta un'altra cosa, sì. Però vabbè, dai, intanto grande smash da tutte le parti. Allora, Peppone è reduce da un match vincente con Alessandro Lupi sul sintetico, il punteggio 6-2-7-6. Peppone, come al solito, si è un po' complicato le cose da solo nel secondo set. Aveva paura di scivolare sulle righe e insomma ha giocato in punta di piedi tutto il secondo set. Sì, è bastato. È Per la bastato prestazione è fino bastato. a... È bastato perché ha portato a casa il tie break. E invece Fabio, hai giocato tu? Sì, con la Ah, con la Zevano, è vero, è vero. nostra Maria Cristina. 2 ore o un'ora? Due. Due. Due, due. Hai portato a casa il match? Yes. Punteggio? 6-2-6-3. 6-2-6-3. Regolata la Zevano e tanti punti in classifica per Fabio Bianchi, che quindi è ormai alle soglie della top 10. Top 50, top 50. Che punto c'è in Ero classifica? 51. A 51, per cui vabbè, insomma, allora sicuramente passerà in top 20. Senti, a proposito di in top 50, scusate, sì. Senti, a proposito di giocatori di alto livello che sono fuori dalla top 50, tu hai incrociato Spons ultimamente? No, non ci ho mai giocato. Non hai mai giocato con Spons? Beh, No, ragazzi, non uno mi ha mai piacere. Spons Bianchi secondo me è doveroso, prima o poi. Anche se Spons è Ma è per reduce. fare sì, lo Sì, sponsor, Spons è un ovviamente. attimo fermo ai box perché gli hanno espiantato un microchip che aveva sulla schiena e che era quello che pare che gli facesse fare tutte le minchiate che faceva sul campo tennis. Per cui sembrerebbe che senza quel microchip, come si chiama, quel virus, Allora hanno uno scampo. chissà, chissà. Spons l'ho sentito, è molto, molto determinato. E quindi chissà, staremo a vedere se effettivamente Roger Spons si manifesterà anche durante i match o solo durante i palleggi. Sponsor bellissimo. Roger Spons è tutte le volte che palleggia è Roger Spons. Poi in partita è Abbiamo Roger Spons, Adrianole, dobbiamo trovare qualcuno che è Nadal. Beh, Nadal è Rafa Laudadio, dai, Rafa Laudadio. Ne è orgoglioso. Eh sì, grande lottatore. Allora, vediamo un po'. Intanto Fabio prova i servizi. Kelvin con una tenuta bianca-azzurra che probabilmente Non si non addice si addice alla serata. Però magari evidentemente il suo sponsor lo disegnano così. Dai, tiè, bello, bello. Grande tennis, grande tennis. Una Senti. domenica di prestigio, una domenica Ma sera come al prestigiosa, solito perché la domenica sera. l'unico che gioca alle 18 sono io. No, 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 le 18 è un bello orario, perché? Perché? No, per i giocatori, dico, per la qualità Ah, degli per la avversari. qualità. Vabbè.
Vabbè, però hai giocato con Lupio, mica è scarso Lupio. No, no, no. Questi non cominciano, noi siamo qui da 20 minuti aspettando, intanto Kelvin continua a tirare fuori tutti i servizi di prova. Sentene buoni per la partita. Ma chissà, ma chissà. Vabbè, seguiamo. Sì, questi chiacchierano, vediamo un attimo intanto Gambasciani e Aiello a questo punto, che se le stanno dando di santa ragione. È una battaglia di dritti. Mamma mia, ragazzi, grande tennis. Ragazzi, vincentone di Aiello di dritto. Qui non bisogna giocargli sul dritto, eh? No. No, direi di no. Come disse qualcuno, Aiello al posto del dritto ha il martello di Thor. Tanto Kelvin continua a non mettere dentro un servizio. Rimpiangiamo tutti il nostro... Chi rimpiangiamo? Marione. Invece con Marione era tutta un'altra cosa. Ma secondo me con Marione c'avevano paura a scendere in campo gli avversari. Infatti non riescono a giocare... questo è fuori però. Non riescono a giocare il torneo Marione, esatto, e Pompili, perché gli avversari continuano a non presentarsi. Loro... facendo scuse fuori lì. Sì, veramente. Cioè, comunque, vediamo un po'. Vediamo se cominciano. Forse cominciano, dici, no, adesso c'è Pompili che deve provare i servizi. No? Qui un altro 20 minuti, dai. Out. 5 minuti vi avverto, me ne devo andare. Vabbè, come al solito Peppone c'ha lo sponsor che lo chiama, lo aspetta, vabbè, ma noi vediamo il primo game e poi andiamo a mangiare tutti la tua pizza. Che pizza hai ordinato? Vabbè, meglio che non vi dico il nome. Nduia, è soppressata. La porcellina. A Peppone piace la porcellina, abbiamo capito. Da domani sono a dieta. Da domani è lunedì, come tutti i lunedì Peppone è a dieta. Sono andato dal nutrizionista giovedì. Sì? Le ultime cartucce. Sei andato al nutrizionista e ti ha detto che? Che devi perdere? E mi ha detto che devo perdere almeno 6-7 kg. 6-7 kg. Che cazzo possibilmente. Ecco. Niente, questi non cominciano. La rinforma per la D3 che si giocherà a maggio, scoperto da poco. Allora, Peppone in D3. Sì, con calma, dai. Niente, Kelvin, io ho visto provare 96 servizi, non ne ha messo dentro uno, però magari in partita cambia tutto. È un animale da partita. Sì. È un animale. Simone non ci manca per niente. No, Simone... Non ha solito un problema, il fatto che non sia volatile. Già, perché questo è il doppio di allenamento della D1, ci siamo dimenticati questa cosa. Ecco perché, ragazzi, stavamo per dimenticare l'aspetto più importante. Questo è preparazione al campionato di D1. In assenza del maestro Feola, ora capisco perché hanno chiamato Kelvin. Dai, forse ce la fanno a cominciare, dai. È infortunato, sì. C'ha una pubalgia. Vabbè, dai, forse riescono a cominciare. Vediamo un po', dai. Vediamoci il primo game e poi mandiamo Peppone a mangiare la porcellina. Out. Cioè, manco hanno cominciato, già discutono. Subito, mamma mia, ragazzi. Foot fault del maestro Fabio. Grande volley bassa. Molto bello, peccato. Out. Pompili, uno strettino che tira fuori. E comunque, anche il maestro Fabio si è espresso in una grandissima volley bassa di rovescio. Però anche lui aveva fatto fallo di piede, ragazzi. Attenzione. Anche chi è senza peccato scagli la prima pietra, si dice. Diceva qualcuno. Vediamo un po'. Sì, fallo di piede. Poco, ma fallo di piede. È come essere incinti. Non è che sei un po' incinto. O è fallo di piede o non è fallo di piede. Per cui tanto vale fare 3 metri di fallo di piede. Se proprio devi fare... Ma... Non posso dire, vabbè. Peppone non si esprime. Le camere chiuse poi... Vediamo se Kelvin... Bello! Kelvin tira fuori di un pelo questa palla, proprio di poco.
Sì. Bravo, Calvin ride, poi soprattutto contento e soddisfatto di aver ritirato questo missile. Sì, ma forse non gli hanno spiegato che le righe sono quelle cose bianche entro cui bisogna tirare la palla. Sì, è fuori pure questa. Bravo, Calvin. Però questa è fuori solo i 2 metri, quella di prima di 6, per cui sta migliorando. Sì, sì, forse. Sta aggiustando il tiro? Sì, sì, sì. Fra mezz'ora forse ne mette dentro una. Tanto siamo 40-15. 40-15. 40-15. Questa è fuori. Sentiamo intanto i clacson, esatto, di qualcuno reduce dallo stadio, abbastanza soddisfatto del risultato. Interviene a rete, ma tira fuori di 4 metri, un po' come avrei fatto io. Ma il maestro Pompili quindi giocherà là di uno con noi? Eh sì, Sì, sì. E qui arruolano tutti. Feola, Simone sta male, Paolo sta male, manca solo che arruolano la maestra Adele. Attenzione, attenzione. Ah, killer point, attenzione, attenzione, attenzione. Certo. Risponde Super Pippa Kelvin. Vediamo se riesce a tirarla dentro. Fuori. Bel chiccone. E interviene Abramo Lincoln Pompili e porta a casa il primo game del match, strappando il servizio al maestro Meringolo Italico. Non cambiano campo? Ma niente, così, non cambiano campo. Vabbè, allora seguiamo anche il secondo game, dai. Vediamo un po' chi serve. Serve Abramo Pompils. Dai, vediamo un po'. Bello intervento a rete di Kelvin che stoppa una volée, entra al momento giusto e stoppa la volée, 15-0. Pompili gli dice sì bene, però prendila meglio. Ma tu fai pure i doppi, Peppone, in D3? Non lo so, ma stiamo vedendo perché non sappiamo chi è il quarto e anche il quinto, non sappiamo nulla. Di sicuro out. Siamo io, Luca e Sergio. Poi devono parlare con Fabio e vedere. E Mazzon? Non lo so, non ti so dire. Forse. Ma c'era anche Aiello l'anno scorso, no? No, Aiello no. L'anno scorso con noi c'era Pitrelli. Oh, vedi che Elvin, un'altra vuole vincente. Pitrelli che ha giocato un doppio solo, poi se è fatto male non ha giocato più. 40-0. Qui sembra che la coppia Pompili Marena sia ben assortita. Non oso immaginare cosa avrebbe potuto essere un Marione Meringolo a questo punto, perché out. Questa è rimbalzata un po' male. 40-15. 40-15. Ragazzi, grande tennis la domenica. Chi farà Fritz stasera? Chi? Fritz. Chi è Fritz? La finale in New Wales. Ah, Taylor Fritz. Ma ho visto giocare bene, anche se mi sembra che abbia avuto un problema. Vedi Kelvin però, ragazzi. Tre volley vincenti in questo game, il nostro Kelvin. Prima l'abbiamo un po' sperculato perché aveva tirato fuori una palla di 38 metri. Si è nascosto. Vedi. Vabbè, 2-0, dai, vediamoci questo terzo che è rimasto punto. Risposta in chop di maestro Alberto, ma no, poteva andare meglio, poteva essere fatta meglio, dai, non è stata proprio una grande cosa. 15-0. Out. Doppio fallo. 15-0.
Peppone, Peppone sta già lì che pregusta la porcellina. Ma dove te la portano? A casa o qui? Come passo me la prendo. Ah, te la prendi. Ma, e dove? Vicino a casa mia. Ah, grande palla questa di Pompius, eh? Che ha fatto questo cioppettino un po'... che ha messo in mezzo ai due avversari. Va bene, io vi saluto. Peppone, poi mandaci una foto della porcellina. Sì, la metto in gruppo. Ah, ecco, questo è il Kelvin che conosco, una palla che rimbalza. Ciao Peppone. 30 pari. Dai, vediamo questo game e poi... Sei nervosito. Vabbè, adesso parliamo piano. Dai. Pensavano fosse un match più facile. Sì. Questo è un po' sotto gamba, l'avversario. Beh, ragazzi. D'altronde il maestro Fabio è vincitore del Permalino d'oro ormai da anni. Honoris causa. Vai, 40-30. Grande risposta di Gabby. Grande risposta. 40 pari. E di nuovo leader point. Yes. Intervento a rete del maestro Pompili, un po' goffo. 2-1, va bene amici di Bubiolar, non disturbiamo più il maestro Meringolo Italico e noi andiamo a farci ognuno la sua porcellina. Amici di Bubiolar, per questa sera è tutto, da me, un grande saluto. Da me Fabio Bianchi è tutto, arrivederci a presto.